qua oggi, perché penso che questo sia un passo molto importante. Più gente c'è qua oggi, più gente noi possiamo convincere in queste 3 settimane, quasi 4, di campagna elettorale. Io da quel poco che ho visto, non vi parlo da politica perché io non sono una politica, io sono una persona normale, io faccio l'artigiana, penso come tanti di voi, mi alzo alle 6 del mattino e mi faccio un mazzo così, tutti i giorni, penso come tutti. Per questo motivo, perché sono una persona normale, forse perché posso portare, come tutti i miei colleghi, la realtà alla regione, perché adesso è governata da chi lo fa di professione, fa il politico. Cosa ne sa di quello che proviamo noi tutti i giorni quando andiamo a lavorare, quando andiamo a scuola, quando abbiamo dei mezzi pubblici che magari non funzionano, quando abbiamo delle persone che non ci rappresentano? Questo siamo noi, siamo 6 candidati che rappresentano tutti, siamo donne, uomini, lavoratori, madri, mariti. Questo siamo noi, le persone del territorio, ed è questa la forza della Lega, perché noi siamo esattamente come voi, uno qualunque di voi potrebbe essere seduto al nostro posto e potrebbe dire le stesse identiche cose che vi sto dicendo io. Quello che io vi voglio dire è, per cortesia, di andare tutti i giorni, quando andate a lavorare, quando andate al supermercato, quando portate i vostri figli a scuola, di convincere a votare per la Lega, perché è l'unico movimento che ha un ideale, e questo ideale è governarci, riuscire a fare qualcosa perché la gente normale viva meglio, perché le nostre aziende vadano meglio. Abbiamo una crisi enorme e la regione Piemonte spreca 5 milioni di euro per gli zingari. Siamo diventati matti? Questi 5 milioni di euro potevano aiutare 5 milioni di famiglie, non lo abbiamo fatto. Per questo noi dobbiamo cambiare oggi, perché il Piemonte deve essere governato da gente come noi, che risparmia tutti i giorni quando va a fare la spesa e non aumenta le spese sanitarie. In 5 anni di governo Bresso le spese sanitarie sono quasi duplicate, ma noi ne abbiamo visto qualche vantaggio, la sanità funziona meglio. Non mi sembra. La sanità è più veloce quando andiamo a dover fare delle visite? Non mi sembra. Tutti questi sprechi noi li vogliamo combattere, perché siamo persone come voi che quando vanno all'ospedale vogliono avere un servizio che funziona. Quando i nostri figli vanno a scuola vogliamo avere un buon insegnamento. Questo noi vogliamo, ed è per questo che noi vi chiediamo di mettere una croce bella grossa e ben segnata sul simbolo della Lega Nord. Se poi volete mettere un nome accanto al simbolo, è possibile. Qua ne avete da scegliere 6, ma comunque voi pensiate di fare, mettete tutti quella croce. Grazie.